Un abisso, un gradino troppo alto, un gap troppo lungo da recuperare, annunciato alla vigilia. Confermato in maniera più netta nel presente, di un voto che ha incoronato Oliverio e la sua folta squadra e bocciato Vandaferro e i suoi pochi compagni di viaggio. La prima donna aspirante governatrice non ha convinto. Lei, abituata ad essere la prima in tutto, è arrivata seconda, con un distacco pauroso, più di 35 punti percentuali di lontananza, devono far riflettere. La Ferro non va oltre il 23%, con un muro superato solo nella circoscrizione di Centro, insieme che raggruppava Crotone, Vibbo e Catanzaro. Quella Catanzaro che non ha risposto come avrebbe dovuto, secondo i piani della coalizione che raggruppava Forza Italia, Fratelli d'Italia e Casa delle Libertà. Ha perso anche nella sua Catanzaro Vandaferro. Forse la notizia più triste di una nottata lunga, lunghissima, servita solo ad allungare la consapevolezza di una sconfitta annunciata.